Noi oggi vorremmo focalizzare l'attenzione sull'aspetto recupero strutturale dell'edificio e conclusione dei lavori e inizio arredo e inizio sistemazione. Poi per quanto riguarda la parte, diciamo, specifica della nostra biblioteca, magari faremo un'altra comunicazione con le iniziative che faremo quel giorno. Questo è un edificio storico, importante di Cottammare, è stato un edificio sempre al centro della vita cittadina. È una stazione di posta nell'Ottocento, diciamo dopo i primi dell'Ottocento, quindi arrivava la posta, c'era il cambio dei cavalli. Poi è stato un municipio comunale, dopo che il municipio è sceso dal Paese Alto, per intenderci, dove oggi si sale e si entra nel vecchio Teatro dell'Arancia, lì c'era il municipio comunale del storico Borgo Antico. Poi è stato per un decennio ITG, sede dell'Istituto per Geometri, e poi per un paio d'anni succursale della scuola elementare, quando abbiamo fatto le ristrutturazioni, che sono i 2 anni che ci hanno, diciamo, ritardato l'intervento di ristrutturazione a biblioteca, e poi dal 96 a oggi lavori di recupero strutturale dell'edificio, che abbiamo rinforzato dovendolo adibire a biblioteca anche i solai. Un edificio che ha al primo piano un percorso per non vedenti, un edificio che ha l'abbattimento totale delle barriere architettoniche, un edificio che potrà ospitare fino a 60.000 libri. E specificità, particolarità che ci interessa molto, il luogo dove siamo in questo momento, che è il luogo dove cerchiamo di mettere in mostra quello che è rimasto dei nostri archivi storici. Noi 12-13 anni fa mettemmo al sicuro tutto quello che c'era, sotto chiave, tutto quello che c'era, e dico tutto quello che c'era perché negli anni nessuno si era curato di questa cosa. E adesso, con un lento lavoro di recupero, vedremo di verificare puntualmente, documento per documento, quello che è rimasto, perché spesso ci sono delle cartelle con dentro poca roba. Ci dispiace questo, però insomma ci sono documenti che partono da prima del 600 e arrivano ai giorni nostri, quindi questo da un punto di vista, diciamo, della storia della cultura della città, è un recupero molto molto importante a cui teniamo molto. È climatizzato questo luogo e dà la possibilità a tutti i cittadini di guardare quello che eravamo nel passato.